Qualche mese fa mi sono trasferito in questa nuova casa, andando finalmente a vivere da solo alla veneranda età di 28 anni. Questa nuova incredibile indipendenza mi ha dato la possibilità di dedicarmi a tutte le mie attività preferite, come ad esempio comprare delle povere piante per poi vederle soccombere lentamente di stenti e disidratate, realizzare la palla di polvere più grande del mondo e rischiare la vita mangiando quante più cose scadute possibili trovate nel mio frigo. Ed è proprio mentre mi stavo dedicando ad un'altra delle mie attività preferite, ovvero perdere tempo su internet mentre mi gratto i coglioni, che ho scoperto che questa mia passione per le cose scadute si sta spargendo nel mondo tra milioni di persone, principalmente cinesi. Cominciamo con una precisazione. Oggi non parleremo di robe scadute, ma di robe quasi scadute. Quindi niente roba strana con odori strani. Tranne me. Secondo uno studio di un'agenzia di consulenza cinese, il mercato cinese del cibo quasi scaduto ha superato i 4 miliardi di euro nel 2020 e praticamente una persona su due in questo particolare mercato ha tra i 26 e i 35 anni. Ogni giorno oltre 70.000 giovani cinesi si scambiano consigli sull'acquisto di alimenti quasi scaduti su una comunità online chiamata Amo il cibo quasi scaduto. Mentre tu stai a perdere tempo a guardare i miei video! Bravo! Come ogni cosa che si rispetti, se qualcuno può farci soldi, allora lo si vende. I negozi di alimentari che vendono cibo vicino alla data di scadenza si sono moltiplicati infatti in Cina. Hot Max, che sembra il nome di una di quelle reti regionali zozze su cui le scosciate si spogliano al telefono dopo le 23, ma in realtà è una delle principali catene del paese, oggi conta più di 200 punti vendita. Abbiamo poi Taobao, una piattaforma online con oltre 2 milioni di persone attive ogni anno. Insomma, numeri importanti. Di solito questi prodotti vengono venduti ad un 50-70% di sconto rispetto al prezzo di listino e oltre al vantaggio economico c'è anche da considerare la netta riduzione degli sprechi, che insomma non fa mai male. Considerando che lo spreco di cibo è un problema globale e che il valore degli sprechi annuali di cibo in tutto il mondo è stato stimato in 400 miliardi di dollari. A differenza del pensiero tradizionale che considera questo tipo di acquisti come imbarazzante, da poveracci o perché no, anche fonte di preoccupazione per la qualità del cibo, dunque questo fenomeno sta prendendo sempre più piede tra i giovani cinesi, che sono anche molto attenti alla sostenibilità e alla riduzione degli sprechi. E voi che ne pensate? Secondo voi una cosa del genere potrebbe funzionare anche in Italia? Boh, ditemi la vostra nei commenti, magari anche se avete qualche altra idea, non lo so. E niente, penso che sia più o meno tutto. Se il video vi è piaciuto, come al solito, mi piace, iscrivetevi al canale e condividete il video. E alla prossima!